Brescia per un convegno sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, un tema particolarmente sentito tra noi appartenenti perché diciamo involgerà un po' tutte le carriere e con determinati miglioramenti. Siamo qua approfittando anche dell'aggiornamento professionale, una giornata che la Questura ci ha permesso di fare con, sfruttando le norme del nostro accordo nazionale quadro. Entrando nel merito, in particolare questa giornata implicazioni sia ai fini della carriera che ai fini della previdenza. Infatti ci sono già diversi colleghi che sono venuti per informarsi quali sono gli sviluppi previdenziali essendo prossimi al pensionamento e volendo capire cosa più conviene fare alla soglia appunto di un momento così importante che è il pensionamento. In Parlamento questa normativa sta seguendo un iter un po' travagliato perché ci sono alcuni passaggi che non ci convincono e abbiamo chiesto insistentemente la revisione attraverso un po' mobilitando tutti i parlamentari nazionali. C'è stata una forte attività da parte nostra. In ambito territoriale abbiamo coinvolto la senatrice Saggese che ci ha dato una vostra mano, ha portato diciamo le nostre rivendicazioni fino in Parlamento e qualcosa siamo riusciti a ottenere. Stiamo intensificando l'attività perché entro il 28 dovrebbe essere licenziato completamente questo decreto, questo provvedimento che poi dovrà essere tramutato in decreti legislativi e dovrebbe trovare piena attuazione a partire dal 1 ottobre di quest'anno.